Interiora nasce nel 2009 dal incontro di diverse persone che appunto avevano la passione per l'horror e che volevano iniziare facendo una rassegna cinematografica di cortometraggi indipendenti. Però non abbiamo nemmeno fatto in tempo a pensarci che già tutta una serie di band romane limitrofe che ci seguivano hanno detto: perché non inserire anche la musica? È andato un po' così. Una volta aggiunta la musica ci siamo detti: bene, ma allora perché non metterci anche le altre arti? E così è nato Interiora. Lo stato attuale delle cose per quanto riguarda l'ambito horror e l'ambito indipendente, diciamo che da una parte, se può consentire una serie di produzioni davvero indipendenti, perché prima per esempio banalmente era molto difficile produrre anche un cortometraggio perché comprare la pellicola non era possibile per tutti, invece adesso potenzialmente chiunque può raggiungere un risultato abbastanza soddisfacente dal punto di vista tecnico, e quindi c'è possibilità di un confronto, di un dialogo veramente basato sulla capacità e non più solamente sui mezzi. E se questo è un ragionamento, dall'altra parte però vediamo che in particolare in Italia non ci sono canali mainstream interessati a questo mercato. Io dico mercato non perché mi piaccia come parola, ma perché mercato implica un movimento di denaro, perché noi crediamo che questo non debba più essere un semplice hobby, ma debba poter essere un lavoro per poter davvero realizzare al massimo la progettualità che noi vediamo ancora grezza. Quanto è difficile organizzare un festival horror indipendente? Non è difficile, è veramente facilissimo. Bisogna semplicemente iniziare. Una volta che si inizia, si viene in contatto con una serie di progetti talmente interessanti, talmente belli, talmente entusiasmanti, che poterlo realizzare è veramente semplicissimo. L'unica parte difficile di lavorare in questo mondo è appunto il sapere di dover reperire con le unghie e con i denti lo spazio, il tempo e soprattutto il denaro necessari per poter realizzare questi progetti. Io sono Giulia Bellini di Interiora Festival Horror, un saluto a Moviorama da tutto Interiora.